Ricordati di vivere. Oggi voglio provare ad avventurarmi in un argomento che è molto difficile per me, ma mi rendo conto che è difficile perché proprio ho una qualche difficoltà personale, ma non penso di essere l'unica, che è il denaro. Cosa c'entra il denaro con ricordarsi di vivere con la filosofia come stile di vita? C'entra moltissimo, perché in realtà il denaro condiziona tutta la nostra esistenza. Perlomeno in questo nostro mondo, in questa nostra cultura, in questa nostra società. Quello che mi ha colpito è che recentemente mi sono trovata con più persone, anche nel momento in cui venivano da me per alcune difficoltà, soprattutto legate al lavoro, al cambio del lavoro o al non riconoscersi più all'interno della loro professione. A chiedermi con loro com'era possibile affiancare o in qualche modo non sentire eccessivamente in conflitto una dimensione più spirituale, quindi legata al senso del vivere, ai valori profondi che ci muovono all'interno della nostra esistenza e ci aprono a una dimensione appunto dell'alterità, dell'altro, del tutto di cui ci sentiamo parte e invece la necessità di provvedere a sé, alla propria famiglia, di mantenere un'abitazione, le bollette in questo momento così all'ordine del giorno come tema, un'automobile e perché no, anche fare delle vacanze. E quello che in qualche modo si evidenziava è uno che l'argomento denaro è ancora un argomento estremamente tabù. Estremamente legato a quello che ai tempi si diceva che il denaro è lo sterco del diavolo. E un po' siamo ancora lì, come se fosse, soprattutto in alcuni ambienti legati alla cura, legati alla creatività, legati alla cultura, il tema del denaro fosse qualcosa che sporca ciò che invece c'è di nobile all'interno di queste professioni, che c'è appunto di più profondo e legato a una dimensione dell'umano, come se invece in altri ambiti legati in maniera evidente al business e al denaro questo facesse parte del pacchetto. Ma anche col rischio che chi guadagna molto, chi è all'interno di contesti appunto legati al denaro, necessariamente non sia una bella persona. Io credo sia molto interessante provare a riflettere insieme, perché io non ho risposte e l'ho detto fin dall'inizio, sono in difficoltà rispetto a questo tema perché mi muove tanti aspetti anche ovviamente personali, però è interessante cercare di ragionare su questi stereotipi di cui siamo necessariamente tutti un po' vittima in maniera diversa, anche rispetto alle esperienze familiari che abbiamo avuto, no? Legate al denaro, legate al lavoro, legate alla fatica eventualmente di sbarcare il lunario oppure alla possibilità e alla fortuna di non doverlo fare o non doverlo fare con così tanta urgenza come invece a volte capita ad altri. Riflettiamo anche su come il denaro, da un punto di vista più emotivo, sia davvero molto legato alla propria possibilità di essere autonomi, del non dipendere eventualmente da altri, oppure al sentirsi appunto indipendenti, pensiamolo anche tanto più quando procede con l'età, oppure per i giovani, quanto ovviamente il tema del denaro sia necessariamente legato alla possibilità di realizzare la propria gratificazione nel mondo, il proprio realizzarsi eventualmente se lo vogliono come famiglia, oppure nell'autonomia, oppure nel conoscere il mondo, o nello realizzarsi in un lavoro gratificante. E quindi il denaro è davvero qualcosa di ampio che però spesso non viene affrontato o tematizzato, ribadisco, specie in alcuni ambienti perché ha qualcosa di poco nobile, un po' sporco. Se fai certe cose per denaro, allora c'è qualcosa che non va. Come se chiunque, e questo è molto pericoloso, si vuole o si può occupare di cultura, di cura, di esistenza, necessariamente debba essere o molto ricco o disposto a vivere d'aria. E qua coglierete che ovviamente c'è qualcosa che anche a me mette in difficoltà, anche col mio lavoro. E per questo anche lo tematizzo.
perché non voglio essere in questo tabù e in questo silenzio. Dall'altra parte, però, è importante anche pensare che, appunto, possono tessersi insieme le dimensioni della spiritualità e la dimensione del denaro, perché non può esserci come alternativa soltanto o nutrirsi di bacche e radici e fare l'eremita o essere un businessman col pelo sullo stomaco senza un'etica. Allora, la parola etica intanto credo sia centrale. C'è un'etica del lavoro, c'è un limite all'interno del quale giocare la propria libertà tra la sussistenza, magari anche una buona sussistenza, perché no? E però non avere il denaro come fine, ma avere il denaro come un mezzo, rimanere nella possibilità di scegliere come procurarsi quel denaro, con quale rispetto per gli altri, con quale attenzione ai valori che ci sono cari e con quale rispetto per noi. E questo lo sottolineo perché ovviamente quando parliamo di denaro e denaro che ci dobbiamo guadagnare, parliamo di tempo che noi mettiamo in gioco per guadagnare questo denaro. Parliamo di scelte per cui sacrifichiamo qualcosa in termini di tempo, in termini di relazione, in termini di importanza per dedicare del tempo al lavoro e al guadagno che questo lavoro ci consente, ma anche, perché anche questo poi appunto collegato è un tema, cosa ce ne facciamo poi di quel denaro? Cioè il limite entro cui giochiamo la nostra etica, la nostra libertà e il nostro tempo per guadagnare. In quale direzione va? Cioè quale limite mi do di guadagno perché il mio obiettivo è una buona istruzione per i miei figli, andare a vedere il Giappone, così vi svelo qualche mio desiderio, potermi occupare delle persone che non hanno le nostre fortune, che non hanno la possibilità di scegliere se guadagnare, non guadagnare, quanto guadagnare, perché spesso ovviamente poter riflettere sulla felicità, poter riflettere sull'uso del denaro è da privilegiati. E anche questo vale la pena rendersene conto. Detto questo, cosa sacrifico e perché del mio tempo per guadagnare denaro? Qual è il tetto che mi do perché non diventi appunto un continuo desiderio di soddisfazione, un continuo affannarsi per guadagnare sempre di più, ma nella direzione di che cosa e soprattutto a che prezzo? Che non è un prezzo di denaro, è un prezzo di tempo, è un prezzo esistenziale, è un prezzo di relazione e tutto questo poi ha a che fare con i bilanci che noi facciamo della nostra esistenza periodicamente e soprattutto che faremo alla fine se ci sarà un tempo per farlo e ci chiederemo se ne sarà valsa la pena. E allora la filosofia ci invita a dire chieditelo adesso, non aspettare di poter avere poi una risposta definitiva all'interno della quale non puoi cambiare nulla. E allora interrogarsi sul denaro ha molto a che fare col tema della felicità, col tema dello stile di vita, col tema del tempo, col tema del ricordarsi di vivere, col tema anche della prestazione all'interno delle quali veniamo schiacciati in una società che ci chiede di produrre e di consumare. Allora fermiamoci, interroghiamoci fortemente su questo. E se abbiamo la fortuna, io ce l'ho. E sono molto grata a questa, certo ho fatto di molto per averlo, ma sono stata anche fortunata. Se abbiamo la fortuna, dicevo, di avere un lavoro che ci gratifica da un punto di vista personale perché davvero mette in gioco la nostra vocazione, ciò in cui crediamo, ciò che sentiamo mette in gioco tutto il nostro essere, portiamolo avanti al meglio. Se, stando attenti, certo, sia a non avere troppo poco denaro, perché questo ci farà smettere necessariamente di poterci dedicare a questo, ma senza neanche rimanere vittime di un eccesso. Se non abbiamo la fortuna di avere un lavoro che ci permette di esprimerci, di gratificarci come esseri umani nella nostra interezza, cerchiamo di dare il più possibile a quel lavoro un confine per poterci poi dedicare invece davvero ciò che riteniamo conti per la nostra esistenza. E ricordiamoci, prima di valutare chi invece di denaro ne ha e magari ne ha molto, prima
prima di valutarlo negativamente, ricordiamoci che è possibile invece anche sicuramente produrre business, guadagnare denaro all'interno di un ordine etico, di una spiritualità orientata, di una finalità che non è soltanto l'esaltazione del proprio io o la voracità di un quantitativo di denaro eccessivo, ma può essere davvero frutto di una visione più ampia, di una capacità, di un amore per l'umanità che passa anche, perché no, in questo mondo necessariamente attraverso il denaro. Mi incuriosiscono molto le vostre riflessioni su questo aspetto, perché è un tema molto ampio che mi rendo conto io non so trattare se non in questo modo, ma che apre tantissime ulteriori questioni che ci riguardano nel profondo della nostra esistenza quotidiana. Ci vediamo giovedì.